Brightlist.io. Music licensing reimagined. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete le novità e se vi piace questo video mettete un bel like, tanto è gratuito. Volevo parlarvi del sistema di riscaldamento che ho realizzato alle mie batterie LiFePO 4, perché sappiamo che le batterie LiFE soffrono dell'abbassamento di temperatura, delle basse temperature, soprattutto in fase di ricarica. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che le nostre batterie a una temperatura di 5 gradi vanno già a creare delle problematiche per quanto riguarda la ricarica, quindi non sarebbe opportuno caricarle quando la temperatura all'interno delle nostre batterie o anche all'interno del vano dove si trovano le nostre batterie è inferiore o uguale a 5 gradi. Per fare questo ci sono diversi tipi di monitorizzazione che possiamo fare per monitorare la temperatura nel vano batterie, ma una cosa più semplice di tutti, però anche efficace allo stesso tempo, è installare un sistema automatico di mantenimento della temperatura all'interno del nostro vano. E facendo questo andremo a facilitare e ad allungare la vita delle nostre batterie, perché nel momento in cui si verificasse che la temperatura sia troppo bassa, ci sono diverse opzioni. La prima è che i nostri regolatori continuino a caricare la nostra batteria pur avendo una temperatura troppo bassa, quindi danneggiandola. Il sistema BMS interno della batteria tecnicamente dovrebbe interrompere, ma questo non è garantito, quindi io eviterei di affidarmi al sistema interno della nostra batteria, anche perché in questo caso rimarremo senza possibilità di ricaricare le batterie. Quindi diciamo che in questo caso non accetterebbe più corrente in ingresso per andare a caricare le batterie fino a che la temperatura interna non sia stata ripristinata, ovviamente nel caso in cui il nostro BMS funzioni correttamente. Quindi per evitare di rovinare le batterie, che potrebbero durare benissimo 10-12 anni, bisognerebbe fare un sistema automatico che vada ad regolare la temperatura all'interno del nostro vano batterie. Nel mio caso il vano batterie è in un gavone, ma è relativamente esterno, non è proprio internamente a che si è coinventato, ed effettivamente l'inverno risente di questa differenza di temperatura. Noi dovremmo tenere conto di alcuni fattori. Innanzitutto, se i nostri dispositivi hanno un blocco termico proprietario che va ad interrompere la ricarica della batteria. Per esempio, nel caso dei Victron, i Victron in una rete VE Smart collegato con un dispositivo apposito fa in modo di bloccare questa ricarica sopra i 5 gradi. Quindi nel caso in cui la temperatura arrivasse a 5 gradi, il sistema VE Smart andrebbe a bloccare questa ricarica e automaticamente salverebbe la nostra batteria, ma ci lascerebbe senza carica. Una volta che noi abbiamo invece installato questo sistema, potremmo disattivare praticamente la funzione del VE Smart sul blocco di 5 gradi e fare in modo di caricare comunque la batteria, anche se il sistema Victron rileva la temperatura bassa, perché abbiamo già provveduto autonomamente a mantenere la temperatura in batteria, quindi questo problema non ci tocca più. Voi dovrete verificare se i vostri dispositivi di ricarica hanno questo tipo di blocco ed eventualmente, una volta realizzato questo impianto, andrebbe disattivato. Io non vi rubo più tempo del dovuto, andiamo a vedere un attimino quello che io ho realizzato con pochi euro. Materiale che ho utilizzato per questa installazione, in questo caso ho utilizzato tappetini riscaldati in silicone, sono un kit da 4 pezzi, 12 volts, 15 watt. Nel totale avremo un assorbimento di 60 watt, quindi tutto il sistema in funzione avrà un assorbimento totale di 60 watt, che però ci sarà e durerà solo ed esclusivamente al raggiungimento delle temperature preimpostate. Quindi questo sistema si attiverà solo ed esclusivamente
quando le temperature di utilizzo andranno nella soglia in cui noi le vogliamo. Trovate il link in descrizione di questi tappetini riscaldanti e il prezzo comunque lo vedete a 19,50 euro, quindi è veramente un costo irrisorio. Andiamo a vedere come è stato realizzato. Questo è uno schemino semplice di quello che ho realizzato per poter fare questo sistema, in modo che potreste eventualmente farvelo anche da voi senza nessun tipo di problema. Ovviamente ricordatevi di mettere le protezioni dei fusibili negli ingressi e nelle uscite di ogni dispositivo, di ogni assorbimento, quindi in questo caso andrebbe uno messo diciamo subito all'uscita dove prendete la linea per alimentare il sistema e subito all'uscita del termostato che andrà ad alimentare i tappetini. Gli amperaggi sono bassi, quindi potete usare tranquillamente dei fusibili da 10 ampere per questo sistema, quindi un 10 in ingresso e un 10 in uscita. E a questo punto andremo a verificare effettivamente come è stato realizzato. Come potete vedere, i sistemi di fornitura elettrica che andranno a caricare il nostro banco batterie in questo caso sono riportati con questa grafica qua. Nel mio caso ho un DC-DC, un MPPT e un 220-12, quindi tutte queste sorgenti saranno coadiuvate e andranno a caricare le batterie. Nel momento in cui, come dicevamo, le batterie arrivano a 5 gradi, quindi questo vano qua sarà una temperatura di 5 gradi o meno, il BMS interno delle batterie potenzialmente va ad interrompere l'ingresso del nostro sistema. Quindi probabilmente noi non riusciremo più a caricare le nostre batterie e quindi ci dovremmo tenere la carica residua finché questo locale, queste batterie non si scalderanno. Autonomamente non si scalderanno mai, quindi bisognerà utilizzare un sistema come questo per poterle tenere a temperatura di utilizzo. Nell'ipotesi in cui scenda tutto sotto 5 gradi, questo sistema qua non caricherà più le batterie. Noi dovremmo forzare questo sistema a farlo raggiungere a meno 6-8 gradi in modo che il BMS vada ad riattivare questo cavo qua che porta corrente all'interno del nostro banco batterie. Come fare? Io ho realizzato questo sistemino con semplicemente un interruttore, una sonda termica, un LED e quattro tappetini riscaldanti che trovate tutto in descrizione, i link per l'acquisto su Amazon, tutti i pezzetti che costano veramente una stupidaggine. Ora, detto questo, dovreste prendere la corrente direttamente dalle busbar o dall'impianto principale delle vostre batterie, ovviamente come dicevo prima mettendo un apposito fusibile, portarla ad un interruttore che interromperà l'alimentazione del termostato. Questo termostato andrà ad alimentare le resistenze e il LED di segnalazione, perché all'interno avrete una segnalazione visiva dell'intervento di queste resistenze, cioè quando queste resistenze staranno ad assorbire i 60 watt, voi vedrete che questo LED sarà acceso. Come dicevo prima, andremo ad alimentare il termostato. Il termostato avrà la sonda all'interno dei locali delle batterie. Quindi, se noi avremo due locali diversi con due batterie diverse, dovremmo avere due termostati diversi. Se noi abbiamo una o due batterie nello stesso luogo, basta un solo termostato per controllare la temperatura. Questo termostato ha l'attivazione della temperatura impostata, è personalizzabile, io l'ho messo da 6 a 10 gradi, quindi quando questo termostato sente che la temperatura scende sotto i 6 gradi o uguale a 6 si attiva, accende queste resistenze, accende questo LED e tempo 10 minuti, un quarto d'ora, queste batterie saranno già ad una temperatura superiore a 6, 7, 8 gradi e il nostro BMS si riattiverà. E se noi siamo in movimento, c'è il sole nei pannelli solari che ci dà energia, automaticamente partirà il sistema di ricarica. Il sistema di ricarica autonomamente, per mezzo proprio di una questione tecnica, quindi del flusso di elettroni in erogazione, andrà a scaldare ulteriormente le nostre batterie, quindi tutto questo sistema si disattiverà automaticamente. E si riattiverà solo ed esclusivamente nel momento in cui si riverificherà la
il raffreddarsi del banco batterie. Non è necessario interrompere questo interruttore perché questo sistema in funzione di stand-by è un assorbimento veramente irrisorio perché questa sonda termica assorbe proprio pochissimi milliampere. È bene staccarlo il periodo estivo quando effettivamente è un surplus di utilizzo inutile, nel senso che tanto all'estate non ci serve di scaldare le batterie. Questo è quanto, andiamo a vedere come è stato installato fisicamente. Ok, andiamo ad analizzare che cosa è stato fatto per questo risultato. Come potete vedere, questo è il gavone, qua c'è tutta l'impiantistica Victron e qua c'è praticamente il banco batterie. Il banco batterie è stato installato all'interno di una costruzione in legno parziale, isolata con questo materiale qua che comunque va ad isolare termicamente, che sarebbe il sottotappetino del laminato, per intenderci. E tutta la realizzazione dell'impianto viene gestita da questo, non so se si vede bene, è un termostato ambiente con la sonda che va all'interno della costruzione, che poi qua va chiusa, dopo la vediamo. A questo punto viene chiusa. Questo termostato ambiente è il sistema che va a gestire la temperatura delle batterie, il vano, diciamo, dove sono contenute le batterie. Questo sistema qua viene attivato o disattivato da dentro, poi lo vediamo insieme. Quindi è acceso adesso perché è attivo, ma praticamente quando viene disattivato all'interno si spegne automaticamente anche l'alimentazione del termico e di tutto il sistema, che comunque è un'alimentazione di mantenimento bassissima perché è solamente praticamente l'alimentazione del termostato. Il riscaldamento avviene per mezzo di queste resistenze qua, che vedete, sono due resistenze per ogni batteria, eccole qua, e due vanno a quest'altro impianto di quest'altra batteria che va qua dietro. A questo punto che cosa succede? Il termostato è impostato a 6 gradi. Quindi quando arriva la temperatura a 6 gradi, lui accende queste resistenze, riscalda questo ambiente fino a portarlo a 7-8 gradi e lo lascia praticamente a 7-8 gradi, dopodiché ristacca e le batterie dopo lavorando si scaldano, quindi questo sistema qua, anche se è molto freddo, diciamo non si attiva più perché comunque le batterie, diciamo lavorando, il flusso di elettroni, comunque tutto il vano si scalda anche perché tutti questi regolatori ovviamente producono calore, quindi l'estate è un male, ma l'inverno è un bene. Quindi tutto questo vano qua viene riscaldato da se stesso, dal sistema che è attivo. Solo che ovviamente in fase di notte, quindi tutto il sistema praticamente è spento perché non ha nessuna fonte di ricarica, questa parte qua, pur essendo coibentata perché è all'interno del gavone coibentato, ovviamente però l'inverno soffre questa temperatura. Quindi questo termostato viene attivato, il sistema viene attivato dall'interno, questo termostato fa attivare quelle resistenze che scaldano questo ambiente qua in cui vengono alloggiate le batterie. Questo faccio vedere come viene il risultato finale, questo viene chiuso, questa è una pannellatura che ho fatto io molto leggera solo per creare un ambiente, diciamo, chiuso. Quindi questa pannellatura viene messa qua. Tutto questo vano qua, ovviamente, è tutto il vano in cui metto le sedie, il gavone, tutto il risultato del gavone. Io spero di aver fatto una cosa gradita avendovi dato questa idea. Se volete realizzarla, comunque la vista è molto semplice, però sarebbe una garanzia per il nostro banco batterie, di una vita un pochino più lunga e di problematiche, in viaggio Music licensing meno probabili, reimagined. in quanto poi ci potremmo trovare nella condizione di non avere più batteria e non avere più fonte di ricarico durante il nostro viaggio. Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se volete le novità, selezionate la campanella, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, ragazzi!